siamo qui in questa meravigliosa cornice che è la Casa del Cinema, di proprietà appunto di Roma Capitale, in questo evento fortemente voluto dall'assessorato e da questa amministrazione, un evento dedicato ai giovani. In qualità di assessore e come delega anche alle politiche giovanili, ho voluto veramente riportare i giovani in presenza, anche per essere un simbolo di ripartenza di tutta un po' la macchina che si era fermata con la pandemia. E Roma riparte anche grazie ai giovani, Roma riparte grazie alle start-up, Roma riparte grazie alla formazione che possiamo fare ai giovani, quindi ringrazio Zetema per il supporto attraverso Informa Giovani per l'organizzazione di questa giornata, e ringrazio anche Roma Startup e nella persona del presidente Gianmarco Carnovale per aver contribuito con i contenuti alla riuscita di questa giornata. A settembre faremo un altro bellissimo evento in presenza, e quindi questa era una ripartenza, ma il progetto prosegue. Disegnare il futuro non è facile, evidentemente, ma è questo il momento di farlo. L'idea di questa giornata è che questo disegno del futuro, questo progetto per il futuro, possa essere un percorso condiviso fra i vari stakeholder, così li definiamo. Roma Startup come associazione accoglie tutti gli operatori dell'ecosistema delle startup. In qualche modo siamo appunto degli incubatori di progetti di incubazione, in qualche misura, proprio con questa idea che se cresce l'ecosistema nel quale si muovono le startup, crescono tutta quanta una serie di aspetti che sono legati al futuro del territorio, di Roma, del Lazio e anche del paese, evidentemente. La giornata di oggi serve un po' a questo, a creare un primo ponte fra mondi apparentemente diversi. I giovani, che sono sempre un po' indietro perché oggettivamente le opportunità non sono moltissime, perlomeno sulla carta, le grandi aziende, le corporate, che hanno un interesse molto forte verso i giovani, verso le startup, ed evidentemente le startup, che non sono solo una cosa per giovani, ma certo hanno bisogno dei giovani in termini di competenze, di energie, di volontà e anche di resistenza rispetto alle difficoltà che oggettivamente ci sono e che vanno affrontate. Beh, diciamo che in questo momento in Italia non manca nulla, nel senso che abbiamo le competenze, abbiamo le conoscenze, abbiamo le università e abbiamo la possibilità di approfondire su determinati settori. Certe volte è difficile che si incontrino le competenze che abbiamo, quindi i nostri studenti, i nostri giovani imprenditori, i nostri start-upper, con le occasioni. Le esigenze sono tante, i nuovi bisogni sono tanti, e scaturiti anche dalla pandemia, quindi la risposta a nuovi bisogni, a rispondere diversamente con l'uso della tecnologia e dell'innovazione al servizio dello sviluppo sostenibile. Occorre, quello che dicevamo stamattina, una conoscenza di base di che cosa? Appunto dei temi della sostenibilità, dello sviluppo che vogliamo, del futuro che vogliamo, scegliendo e quindi disegnando il proprio futuro, ma conoscendo quella che è la politica globale. Forse quello che ci deve essere maggiormente è la contaminazione tra una professionalità e l'altra.